Venuzzi, dunque una linea chiara, la sua ha confermato alla fine quello che ha detto anche ieri con Urzì. Io sono dalla parte dei cittadini, devo avvertire i cittadini che li stanno prendendo in giro che il voto non serve a nulla se non a verificare gli accordi preelettorali oppure pre-campagna acquisti per il ballottaggio e quindi verificare se effettivamente chi ha promesso porta abbastanza voti. Qual è il suo appello ora ai cittadini? Il mio appello è per la dignità del cittadino, disertate le urne e fate capire a questo sistema che siete stufi di essere presi in giro. Qualora appunto ormai insomma, si andrà al ballottaggio, i risultati quali potrebbero essere? I risultati sono comunque già scritti, non è possibile a Urzì, anche se ottenesse l'80% dei voti, governare perché non può raccogliere più di 20 consiglieri in quest'aula. Quindi automaticamente parte zoppo, come è successo a me, e non potrà comunque governare. Dubito fortemente che riesca a ottenere l'accordo di 20 consiglieri quando ne ha 6 attualmente. Lei ci è passato, in un certo senso la sua esperienza dovrebbe aver fatto scuola, che cos'è che non si capisce? Ma l'esperienza ha fatto scuola a me perché non lo sapevo che esisteva questo sistema elettorale unico al mondo dove è stato creato il ballottaggio per dare la maggioranza a chi non lo ottiene al primo turno, invece da noi non c'è. Quanto durerà in qualsiasi maggioranza ci sarà, in qualsiasi governo ci sarà, secondo lei quanto durerà? Qui è una questione politica, mentre ai tempi miei c'era la situazione florida economica, c'erano delle coalizioni forti perché avevamo un centro-destra forte, avevamo un centro-sinistra forte, c'era un SVP nel pieno del suo splendore e quindi si potevano fare dei discorsi e degli accordi diversi. Oggi come oggi c'è la disgregazione dei partiti, c'è la politica che ha raggiunto i minimi storici come consigliere da parte dei cittadini e in più ci troviamo in una situazione economica molto difficile, ci troviamo con i vertici del comune indagati e quindi lei capisce bene che non credo possa durare questa coalizione che andrà al governo, comunque venga composta più di pochi mesi, sin tanto che tutti i problemi interni scoppieranno perché ormai non c'è più tempo per nasconderli sotto il tappeto.